E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi è lunedì e sto registrando questo video esattamente dopo essere tornato da Milano, perché ieri stavo a Milano. Per chi mi segue su Telegram, mi raccomando, seguitemi su Telegram, sa che ieri ero al Milan Games Week, questa meravigliosa fiera ricca di youtuber, streamer, roba da gaming, roba da nerd e mille miliardi di persone che si accumulano come, non lo so, le formiche dentro un formicaio, così, e si districano attraverso i vari stand, tagliare la strada alle persone, insomma un casino. Non vi sto a descrivere tutti i vari dettagli del viaggio, eccetera, parlerò solo esclusivamente un po' della fiera e basta, come mi è sembrata, eccetera. Allora, sfortunatamente nessuno di voi mi ha incontrato. O perlomeno se mi ha incontrato non mi ha fermato, io ho sempre portato la maglietta, però ci sta, cioè alla fine c'erano veramente 7 miliardi di persone e l'anno scorso è stato solo un caso che un ragazzo mi abbia fermato poi perché stavo di fuori. È stato un caso, ma non è quello il punto. La fiera in sé è abbastanza bella, però veramente tantissime pecche. L'unico posto dove potevi acquistare della roba era, non so se lo stand dei Fanatic lì, vabbè, però era da GameStop. GameStop c'aveva una fila, cioè ragazzi, GameStop è sempre scandaloso. E poi a me che non mi interessava comprare i giochi da ovunque, praticamente potevi prenotare solo sti cazzo di giochi per la PlayStation e stavano tutti in fila per sti giochi di merda della PlayStation. Quindi se una persona voleva comprare per esempio un mouse, che la sezione dentro GameStop dove si potevano comprare magari due cazzatine tipo accessori eccetera era minuscola, era tipo 5 metri quadrati, doveva beccarsi 8000 anni di fila, cosa che io assolutamente non avrei fatto, sia perché non ho bisogno di niente attualmente se non il computer nuovo che arriverà. Tolto quello spazietto di 5 metri quadrati, voi non potevate comprare niente di hardware, di tastiere, mouse, eccetera, da nessuna cazzo di parte, da nessuna parte. La Asus non vendeva niente, niente. Io sono stato nello stand dell'Asus, sì, è sempre figo, proprio sono esperti a fartelo drizzare, perché vale, sono proprio perfetti, perché tutte le lucine fighe, tutte le schede video super potenti, le RT 2080 Ti schiaffata così, le schede Mari, tutte le robe loro, i computer super potenti che te li fanno provare dopo aver fatto 8000 ore di fila anche lì, ovviamente. Vi giuro, guarda, nemmeno sullo stand più sfigato della terra, che c'aveva le console del 1997, dovevate fare la fila per giocare, sempre, sempre. Prezzi là dentro lasciamo stare, però vabbè, si sa che dentro le fiere ti spennano. Pagare 6 euro una sorta di panino così, con la porchetta, immaginate, con la porchetta, totalmente congelata, cioè una merda, lasciamo stare. Però vabbè, sono stato un bollastro io a non portarmi la roba da mangiare dentro, però non abbiamo avuto tempo di prenderle perché roba sta in culo al mondo, fiera. Quindi niente supermercati intorno, niente, è comodo, quindi dobbiamo arrivare ad un altro punto, vabbè, lasciamo stare. Non sono riuscito a beccare nessun youtuber che mi piaceva, se non ho visto Power, che è una persona che stimo. Mi sono fatto la foto col Masseo, che non so chi lo conosce perché non è così famoso, però per chi sta un po' dentro YouTube forse l'ha visto qualche parte, che è un pazzo, un eroe. E non ho beccato Sabago perché a me premeva fare una foto con Sabago, però vabbè. E poi c'è il solito stand Grow Up lì dei Mates, che era un casino atomico di gente sotto i 80 centimetri. E vabbè, la fiera praticamente è stata un po' questo. Siamo entrati tipo alle 11, siamo usciti alle 4, non siamo durati molto perché proprio non c'era una sega da fare se non macinare chilometri avanti e dietro. Ma passiamo alle cose importanti, cioè che, come ho preannunciato già in diversi video su YouTube, adesso cercherò di fare moltissime più live su Twitch. Mi preme veramente portare avanti Twitch, quindi vi prego andate a seguire tutti il mio canale su Twitch, ve lo lascio in descrizione, mi raccomando. Ho anche abilitato la cosa che se faccio live mi rimangono per non so quanti giorni sulla piattaforma di Twitch, perché adesso non ce l'avevo ancora abilitato, così che adesso se una persona se la perde la può rivedere tranquillamente. E appena mi rifarò il computer nuovo, che spero riuscirò a farlo a breve, magari con qualche donazione random su Twitch, vabbè, lasciamo stare a parte le cazzate, comunque si farebbe comodo, porterò Monster Hunter, che lo so è un altro gioco di nicchia, ancora peggio di Warcraft, però non me ne frega un cazzo perché è un gioco stupendo che non ha il successo che si merita attualmente, perché veramente, però non me ne frega un cazzo perché è un gioco spettacolare. Fortnite ha rotto i coglioni, la sua game al Milano Games Week c'erano solo esclusivamente stand che portavano questo stracazzaccio di Fortnite di merda,
perché tutto il mondo gioca a Fortnite. Io spero veramente che tutti gli streamer più famosi al mondo smettano di giocare a Fortnite e iniziano a giocare a qualcos'altro, che sia anche Minecraft. Cazzo, lo preferisco, guarda. Per il resto, ragazzi, abbiamo raggiunto i magici 2000 iscritti, 2037, 38 adesso, non c'ho sotto mano il count, però più o meno siamo lì. E è incredibile, perché quando sono andato a Games Week l'anno scorso ero arrivato a poco più di 1000. È incredibile perché quest'anno sono poco più di 2000, quindi abbiamo fatto 1000 iscritti in un anno. Non è che sia questa grande media, però cazzo, 1000 iscritti in un anno non sono da sottovalutare. Vi invito ad andare sia su Twitch sia su YouTube a giudicare i miei nuovi banner che ho creato io stesso, ragazzi, io stesso, con Photoshop e i video guida su YouTube. Perché chi fa da sé fa per tre, ragazzi miei, quindi se volete farvi qualcosa vi armate tanta pazienza, vi mettete lì e ve lo fate, perché a volte viene molto meglio rispetto a se ve lo fa un altro. Anche perché quell'altro nel 90% dei casi ve lo fa pagare, giustamente. Non vi dirò per me qual è il preferito, perché sennò probabilmente magari qualcuno viene un po' influenzato da questa scelta, quindi voglio un giudizio assolutamente imparziale da parte vostra. E vi ringrazio tantissimo perché nell'ultimo video, quello lì del PvP, abbiamo fatto tipo 1850 visualizzazioni random, così in 5 giorni. Veramente uno spettacolo, ma comunque vi ringrazio tantissimo perché c'ho praticamente quasi tutti i video sopra le 900.000 visualizzazioni, quindi spettacolare, ragazzi, spettacolare. Ci vediamo forse stasera e sicuramente nei prossimi video con qualche video su YouTube, ma sicuramente con qualche live su Twitch. Allora, per seguirmi su Twitch ovviamente o fate il follow così vi arriva la notifica, oppure vi seguite su Telegram, perché io lo spammo direttamente lì quando vado in live, quindi è fondamentale stare in queste due opzioni, almeno una delle due, perché se stai in tutte e due è anche meglio, così non me la perdete sicuro. Perché non riesco a programmarle le live, purtroppo. Cioè non posso dirvi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì faccio live, no, è impossibile, perché è molto variabile la cosa. Quindi dovete stare un po' sul pezzo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi giorni con live e video, come sempre. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Ciao a tutti, ragazzi.